La filosofia di Fabrizio De André. L'ultima fatica ve lo presento del professor Simone Zacchini, docente di storia della filosofia ed estetica all'Università di Siena, ma in questo caso in veste di scrittore, perché poi abbiamo presentato, ho avuto il piacere di presentare altri libri. La casa editrice, che non ho gli occhiali, non vedo bene. Il Melangolo di Genova. Oh, ecco, non mi sono messa gli occhiali. Allora, detto questo, è un libro, qualcuno potrebbe pensare come io, insomma, alla prima vista è un libro impegnativo. Diciamo che De André è impegnativo. Ecco, l'impegnativo relativo a De André era quello, no? Io ho cercato di parlare a tutti e di avere un linguaggio comprensibile, non tecnico. La mia è una riflessione filosofica, ma poi possiamo anche interrogarci, certo, su che cosa significa questo. È una riflessione ampia e generale su tutto il lascito musicale di De André. Non da un punto di vista però su che cosa De André ha letto di filosofia. No, le sue canzoni. Ma proprio la filosofia che emerge dalle sue canzoni. È un personaggio amato o odiato, sì, a prescindere, ma molto conosciuto anche dai giovani nel 2022. Sì. Ecco, questo fenomeno come lo traduci? Perché si parla di filosofia, cioè vuol dire la filosofia ha accompagnato fin dall'antichità, certo, il pensiero dell'essere umano. Del resto leggiamo ancora Platone, quindi. Appunto, no, e lo citiamo. Questo comunque è un'osservazione importante, perché io ho trattato De André come un grande classico. E i classici sono notoriamente quelli che non tramontano mai. Infatti. E De André è un classico, perché De André non ha tempo. Ha parlato all'uomo e dell'uomo. Per cui ancora oggi noi ci ritroviamo nelle sue canzoni, perché non hanno, è come dire, una datazione, una scadenza. È come la poesia, no? È come la grande poesia. Poesia, non hanno datazione. Esatto. È una riflessione che l'essere umano deve fare attraverso la filosofia, è il pensiero, no? Che, certo, ti stimola al tuo pensiero e riportare nel quotidiano. Ma infatti parla a noi, De André, questo è uno dei punti focali del libro. E parla a noi, ma ecco, ma parliamo di un artista del secolo scorso, non c'è più, che ha vissuto in un'epoca, perché poi anche l'epoca in cui vivi ti porta ad un pensiero filosofico diverso da altri momenti storici. Sbaglio? No? Lo chiedo al docente io. C'è una differenza tra vivere un'epoca e raccontare la propria epoca, e queste fanno parte del corso della storia, certo, oppure vivere la propria epoca, ma prendendo spunto dalla propria epoca, riflettere su che cos'è l'uomo, su come vive l'uomo, su quali sono le sofferenze dell'uomo, i dolori. E allora noi lì, ascoltando De André, leggendo Dostoevsky, rileggendo Platone, troviamo qualcosa dove ci riconosciamo, che prescinde dall'epoca in cui è stato scritto e che diventa una specie di compagno di strada. Quindi tu, mi stai dicendo che si rimane, tra virgolette, immortali quando tu lasci un messaggio, io che leggo mi ritrovo dentro. I grandi geni riescono a farli, a queste cose. Non tutti riescono a farlo. Questo perché una persona geniale sta sì nel suo tempo, ma non è fuso nel suo tempo. Ha sempre uno sguardo che è uno sguardo che ha una frattura, ha una crisi, ha una sorta di non fusione con gli altri, e li osserva. Certo. De André è stato sempre vicino, per esempio, alle persone umili, alla gente del porto, ma non è mai diventato un marinaio. Li ha cantati. No, questa è peculiarità degli esperti. Metti esperto di che non sa fare quella cosa che però. Però li ha cantati e, riflettendo le sofferenze e le difficoltà di queste persone, noi possiamo riconoscerci, indipendentemente da qualsiasi dall'epoca lavoro e dal lavoro che facciamo. Quindi, questa è la filosofia di De André. Allora, nelle sue, il fatto, perché, la domanda è, dovrei leggere questo libro? Anche io, penso a una persona giovane che Fabrizio De André non l'ha conosciuto, potrà aver visto le fotografie, ascoltato le sue canzoni, però ecco, perché leggerlo? Molte persone che lo hanno letto mi hanno detto: guarda, questa canzone non è, la conoscevo, l'ho sempre sentita, ma non ero riuscito a vedere da questo punto di vista quello che tu mi hai detto. Io non ho un punto di vista storico sulle canzoni di De André, non ho un punto di vista. No, perché poi lo dicevamo prima, lui è stato anche rapito, ha subito un rapimento importante. Una vita importante. Una vita, insomma, vissuta, esatto, è importante. Però ecco, il punto di vista che adotto io è quello di rovesciare
anche l'ascolto. L'ascolto che non è soltanto della bellezza della musica e della poesia, ma è un ascolto che cerca, al di là delle parole della musica, quelle fonti che non sono solo di De André, ma sono anche nostre perché viviamo la stessa condizione culturale, viviamo le stesse emozioni e sofferenze di De André. Quindi De André nel 2022 è attualissimo? Sì, direi assolutamente di sì. Ecco, e perché scrivere di De André? Questo... A parte che sei musicista, cioè adori sì. anche la musica, voglio dire, quindi hai anche una preparazione all'ascolto importante. Allora, io ho un'esperienza importante alle spalle, quella di aver avuto la fortuna di suonare De André per 5 anni ecco. con un gruppo che si chiama De André e la filosofia e che sono tutti amici, tutti aretini, tutti... ben conosciuti e abbiamo suonato un po' ovunque. Ecco, aver avuto l'occasione anche di conoscere dall'interno, poi suonandola e parlando di queste sue opere, alla fine mi ha portato a dover, come dire, partorire questa cosa. Perché no, perché avere una doppia chiave di lettura, avere il dono della musica, no? Di interpretarla, di suonarla e in più avere il dono anche di riportare su pagina le sensazioni. Sei privilegiato, Andrea. Sì. Ecco, no, non è da tutti, cioè, no. Mi sto spiegando. Certo. Ecco, è come chi scrive una canzone e poi la deve far musicare da un altro, no? Perché è vero, è un'esperienza completa, importante. Però devo dire che da solo non l'avrei fatta se non avessi incontrato Lorenzo, Elisa, Alessandro, certo. Melania. E questo è importante perché mi ha portato dentro al discutere, al parlare insieme. Poi naturalmente qui c'è tutto un discorso anche filosofico che prescinde il rapporto tra De André, la parola e la musica. Sai cosa? Non vorrei che si mettessero paura, no? Guardate che è un libro fruibile, si legge benissimo. Cioè la filosofia, uno pensa una cosa altissima, ma la filosofia è pane quotidiano, di tutti i giorni. Guarda, è vero? Lo scrivo nella prima pagina. La filosofia è riuscire a guardare le stesse cose con occhi diversi. Per Bravo. Cui io cerco di spostare un po' lo sguardo delle persone, ma non di... riempirli di teorie o di parole. Ecco, questo è quello che faccio con le canzoni. No, l'ho detto anche per il mio pubblico, che è importante, perché a volte uno la filosofia si impaurisce. No, ci sono parole che sono parole pesanti, ma poi in realtà dipende da come si trattano. Io l'ho trattata in modo... Si trova in tutte le librerie, no, Andrea? Sì, Simone. Simone, scusami. Allora, detto questo, si trova in tutte le librerie e ve lo ripresento. Il libro di Simone Zacchini, La filosofia di Fabrizio De André, Il Melangolo, giusto, è la casa editrice, e grazie perché anche docente di storia della filosofia ed estetica dell'Università di Siena.